Un vero e proprio trionfo quello di Domenico Surdi. Fra le più alte d'Italia, infatti, sono state le preferenze raccolte dal neo sindaco Alcamese. E a festeggiarlo alle 3 di notte non è voluto mancare nessuno dei big pentastellati, dall'europarlamentare Ignazio Corrao alla deputata a Palazzo dei Normanni, Valentina Palmeri, che già negli anni scorsi tante soddisfazioni avevano dato all'elettorato grillino in città, ma anche con Giancarlo Cancellieri, leader siciliano del Movimento, già candidato alle scorse regionali per la presidenza ed oggi in corsa, ma con ben altre chance per Palazzo d'Orléans quando chiuderà l'esperienza governativa Rosario Crocetta. Ovviamente più entusiasta di tutti, non senza un filo di voce, il neo sindaco della città di Ciullo, Domenico Surdi, che rivendica la giovane età non sempre sinonimo di inesperienza o ancor più di malgoverno. Ascoltiamolo. Noi abbiamo sempre detto che oltre ad una azione amministrativa, oltre ad una rivoluzione pratica, vogliamo fare una rivoluzione culturale. Una rivoluzione culturale si fa facendo capire ai cittadini come funziona la macchina amministrativa, cosa si può fare e cosa non si può fare. Domenico amministrerà questa città con il piglio, con l'approccio del buon padre di famiglia, prendendo le risorse che sono a disposizione e utilizzandole nel modo più lungimirante e collettivo possibile. Questa è l'idea di amministrazione che portiamo avanti. Chiaramente per amministrare bene ci vogliono delle competenze, ci vuole una programmazione a breve, medio e lungo termine. Noi abbiamo già pensato a tutto, proveremo a fare tutto nel migliore dei modi. Ma io spero che nessuno degli avversari da oggi in poi parli di voto di protesta. Perché mi pare che questo sia sempre più convintamente un voto alle proposte che invece abbiamo fatto in questi anni e che abbiamo portato sempre di più avanti e per le quali ovviamente la gente ci ha preferito. Da Alcamo chiaramente riparte, perché è una delle piazze più importanti di queste amministrative in Sicilia, riparte quello che è il rilancio che vogliamo fare proprio sulla Sicilia. Cioè la Sicilia deve cambiare. Deve sempre di più non essere più la Sicilia della terra dei mafiosi, ma deve diventare sempre di più la Sicilia dei cittadini, degli uomini, delle donne di buona volontà. Sì, il coraggio di credere in qualcosa di più grande, in un grande progetto di rinnovamento. Oggi siamo qui a goderci la festa del popolo. Alcamo aspettava il riscatto, la partecipazione e credo che stasera sia arrivata. L'età non è sempre indice di maturità. Noi abbiamo le spalle larghe perché sappiamo che abbiamo accanto migliaia di cittadini. Questo è il momento in cui ognuno deve dare il suo contributo e noi saremo pronti a rappresentare tutti gli alcamesi. Ha vinto la Alcamo, la democrazia, ha vinto la grande partecipazione.